Ciao Bad Comics, durante il Lucca Comics and Games di quest'anno, un mesetto fa, ho avuto modo di parlare con due autori che sono sì due amici, ma sono anche due ragazzi molto svegli e brillanti, con tante idee che girano nelle loro menti da tanto tempo, evidentemente, e che in alcuni casi producono dei risultati molto buoni, non solo in ambito fumettistico. Finalmente ho avuto il tempo di leggere il primo volume di Nome Nomen, intitolato Total Eclipse of the Heart, opera originale Panini Comics, firmata da Jacopo Camagni e Marco Bippucci, disegnatore e sceneggiatore. Si tratta appunto di un lavoro che Panini Comics ha realizzato credendoci fortemente, un lavoro che è stato proposto evidentemente alla casa editrice modenese da gli autori e che era nella loro mente da tanto tempo, così come mi hanno confessato. Basta andare a vedere l'intervista che è su Bad Comics. È una storia molto molto bella, il risultato è davvero soddisfacente, appagante, tanto che l'unica cosa che dispiace davvero è che bisognerà aspettare un annetto per il volume 2. È un peccato perché vorrei davvero, davvero sapere come la storia continuerà, come si andrà a concludere. Prima di dirvi di cosa parla, facciamo una riflessione assieme. Questa storia ha un sapore molto autoriale. Però quel tipo di autorialità che diventa anche in automatico molto pop, molto accessibile e che strizza l'occhio evidentemente a molti dei lavori della Vertigo degli anni 90, uno dei periodi più belli, più fiorenti per il fumetto in generale e per tanti autori che all'epoca avevano grande spazio e possibilità di appunto realizzare opere importanti che hanno fatto la storia. Questo periodo ha avuto un riverbero, ha avuto degli eco, che però, delle eco, che però non sono mai in qualche modo arrivate in Italia, non sono mai arrivate nel nostro paese. Non ci sono molte opere come Nome Nomen. Ed è strano, ed è un peccato, perché molti di quei ragazzi come me, come Jacopo, come Marco, sono cresciuti leggendo quei fumetti sarebbe bello se proponessero più storie come questa, proponessero storie rielaborate in funzione di ciò che hanno assimilato in passato, durante gli anni della loro adolescenza, della loro formazione, come esseri umani e come autori in questo caso. E quindi vorrei che Nome Nomen fosse letto da tanti e diventasse una sorta di precursore, una testa d'ariete che andasse un po' a rompere quel muro, perché sono convinto che là fuori ci sono tanti autori in grado di raccontare storie come questa. E vorrei che si affacciassero di più, così come vorrei che le case editrici avessero lo stesso coraggio di Panini Comics, cioè di puntare su una storia che non è nemmeno facilmente classificabile, non è una graphic novel, non è un albetto, una serie, una miniserie in puntate, è un volume di una storia che continua. E quindi, bravi tutti, veniamo alla storia. La trama vede protagonista una ragazza che si chiama Rebecca. Becky, per gli amici, ovviamente il Becky penso che sia anche un omaggio a Becky Cloonan, altra brava autrice che ha realizzato la versione variant di questo volume e che è molto amica degli autori. È una ragazza come tante, una ragazza che vive in America, che ha due madri, che ha vissuto di recente una perdita importante. Anche questo fa parte della nostra infanzia, del nostro passato. Anche io ho perso un amico in un incidente, quindi sono cose purtroppo anche abbastanza comuni e sta cercando un po' di trovare il suo equilibrio, di trovare la sua strada, il suo posto nel mondo all'alba del suo 21° compleanno. La particolarità di questa ragazza è che è affetta da acromatopsia. Che cos'è? Che cos'è questa patologia? In sostanza Becky non vede i colori, vive una vita in bianco e nero e questo bianco e nero, anzi queste scale di grigi sono anche metaforiche, perché è una ragazza che sta ancora cercando di capire chi è, non ha ancora trovato il suo colore, la sua giusta tinta, e quindi paradossalmente in questa storia lo farà, ma nella maniera più impensabile, perché Becky scoprirà di non essere una ragazza così come tante, ma di essere molto molto unica e molto particolare, così come unico e particolare il mondo in cui
suo malgrado, in un certo senso, si troverà a dover avventurarsi. Perché? Perché a Becky verrà rubato il cuore. Non è non in senso metaforico in questo caso, ma in senso molto letterale. E quindi dovrà mettersi alla ricerca del cuore prima che ovviamente il suo tempo si esaurisca, perché senza cuore, almeno così ci dicono, non si vive. Queste premesse porteranno Becky a incontrare strani personaggi, personaggi onirici in un certo senso, personaggi fiabeschi, personaggi che di certo non si muovono nella nostra realtà, ma magari in una realtà vicina, così vicina ma anche così lontana, nascosta, preclusa ai più. È un fumetto molto bello, perché? Perché appunto riflette e va a creare, riflette su certi temi che sono stati dei topos nel fumetto americano di quel tipo, prendete Sandman per esempio, ma che allo stesso tempo sono sempre nuovi, sono sempre originali, perché di fatto quello che fa Bucci nella sua scrittura dei testi è quello di creare un mondo nuovo, un mondo che si trova al di sotto, al di sopra, un sottosopra, un soprasotto, quello che noi conosciamo. In questo mondo può succedere di tutto, ci può essere di tutto, ma questo di tutto non è buttato lì a casaccio, c'è un preciso ragionamento, una precisa costruzione di questo universo, e con anche connessioni alla storia, alla mitologia. Nulla è lasciato al caso in questa opera, questo è un aspetto anche importante, quindi è divertentissima la storia, perché si va ad esplorare mondi, e già questo per un lettore come me, ma penso come tanti di voi, è un elemento importante. Se a ciò aggiungiamo una cura artistica spaventosamente bella, al di sopra di ogni aspettativa, che è Camagni, bravissimo artista, ma che non avevo mai visto splendere così tanto, e diventa veramente un pezzo di storia del fumetto italiano, almeno ce lo auguriamo, perché i disegni di Camagni, di Jacopo, sono eccezionali. C'è una cura a livello artistico, non solo nel minimo dettaglio, non solo nei design, ma nella cinetica dei personaggi e nello storytelling. È tutto molto dinamico, tutto molto fluido, ma allo stesso tempo curatissimo. Camagni ha uno stile che ibrida un po' il disegno, il tratto americano con quello orientale, e in questo caso si conferma così, ma davvero è disegnato da Dio. Mi è piaciuto tantissimo, per quanto non sia il mio stile preferito quello che va a strizzare l'occhio al fumetto orientale, lo sapete, ma mi è piaciuto un sacco come è disegnato, anche perché poi ci sono il colore, che è assente ma in realtà tornerà a essere presente, assume una funzione importantissima nella storia, diventa quasi un catalizzatore emotivo ed emozionale che ci fa capire dove stiamo andando, e che lo fa capire anche alla protagonista. Il colore anche diventa un valore aggiunto importantissimo quando compare ed esplode sulla pagina, che ti fa davvero amare tutto il compartimento artistico della storia. Davvero davvero un bel lavoro, che peraltro è anche cross mediale. Il fumetto si muove anche su Instagram in un certo senso, c'è la pagina dedicata all'autrice, anche qui le informazioni le trovate nell'intervista che ho fatto a Jacopo e Marco. Mi è piaciuto tanto, complimenti, non vedo l'ora di leggere il secondo volume. Incoraggiate questi lavori, perché così facendo ne potranno arrivare altri, magari anche più belli, quindi stiamo a vedere. Ciao Bad Comics.